Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 0698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 27 1280. Sgominata dai carabinieri una banda internazionale di trafficanti di droga che importava cocaina ed eroina a Sassari con collegamenti in Olanda e Malesia. Un'operazione iniziata alle prime luci dell'alba che ha coinvolto circa 300 militari con l'aiuto del nucleo cinofili e dello squadrone liportato cacciatori di Sardegna. 39 le persone colpite da ordine di custodia cautelare, quasi tutti di origine senegalese tranne una coppia di sassaresi, Gavino Pinna 29 anni e Stefania Ruggiu di 35. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Comando Provinciale di Sassari, dal comandante colonnello Dionisio De Masi, dai maggiori Antonio Pinna e Emanuele Fanara. Una cooperazione di polizia internazionale che ha coinvolto militari di varie città nazionali ed europee, ma ha avuto come epicentro la procura di Sassari. Pesanti le accuse a carico degli indiziati, ritenuti responsabili di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. L'indagine ha preso il via nell'aprile di 2 anni fa, quando è stato intercettato un pacco proveniente dalla Malesia indirizzato a Sassari con mezzo chilo di eroina nascoste dentro un giocattolo. Ma il traffico di eroina e cocaina che va di Lamazione ad Aversa, Napoli, Torino e Vicenza in diversi stati esteri era destinato la Sardegna, in particolare la città di Sassari, un'ingente quantità di sostanze stupefacenti che sfiorava i 10 kg al mese, centinaia le consegne documentate. Al vertice dell'organizzazione, un personaggio di altissimo spessore criminale tuttora ricercato e colpito da mandato di arresto europeo, considerato il fornitore all'ingrosso. Un sistema multilevel tra i 39 indagati, dai grossi fornitori fino ad arrivare al ruolo più basso di corriere spacciatore. Dall'aprile del 2018 ad oggi sono stati sequestrati 2 kg di droga e documentata la logistica dei corrieri, quelli con la valigia e quelli che ingoiavano ovuli pieni di droga. Nella rete anche alcuni interpreti che avevano collaborato con le forze di polizia per tradurre i vari idiomi con i quali comunicavano gli spacciatori, tutti con un'età compresa tra i 28 e i 40 anni. Le indagini sono state coordinate dal pubblico ministero Giovanni Porquedu e dal procuratore di Sassari Gianni Caria. Approvata ieri in Consiglio regionale la proposta di legge 153 che consente di proseguire i lavori sulla Sassari Alghero, interrotti per un'interpretazione del piano paesaggistico regionale da parte della sovrintendenza che era stata oggetto di varie polemiche da parte dell'opposizione. Una legge licenziata dalla Commissione Urbanistica, presieduta da Giuseppe Talanas, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto in aula dopo diverse ore di discussione. Ieri è stato raggiunto un importante risultato, perché con l'interpretazione autentica dell'articolo 20 non si deve agire più in copianificazione con il Ministero, col MIBAC, e pertanto la Regione potrà dare tutti i titoli abilitativi. Una legge vista con sospetto dalle opposizioni per paura di vedere stravolto il piano paesaggistico regionale. La risposta è arrivata dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Nessuna volontà di derogare i vincoli preposti dalla tutela delle coste sarde, ma unicamente l'esigenza di introdurre una interpretazione giuridicamente sostenibile del piano paesaggistico che consenta l'affermazione di un principio di autonomia e conseguentemente l'ultimazione di quelle infrastrutture, quali gli assi viari Alghero-Sassari e Olbia-Arzachena, assolutamente strategiche per lo sviluppo regionale. Siamo arrivati all'approvazione di questo provvedimento, ha proseguito Pais, dopo lunghe sedute di consiglio. Una cosa deve essere chiara ai sardi, ha concluso il Presidente del Consiglio: con l'approvazione di questa legge non si intende deturpare l'ambiente, che è patrimonio che tutti vogliamo valorizzare, ma si vuole dare alla nostra Sardegna un'occasione in più di sviluppo che non può prescindere dall'ultimazione di infrastrutture moderne ed essenziali per la nostra terra. La rete delle donne per Michela Fiori. Nel giorno di apertura del processo di secondo grado che vede imputato Marcello Tilloca, reo confesso dell'omicidio della moglie, l'associazione ha manifestato in silenzio stamattina davanti all'ingresso della Corte d'Appello di Sassari. L'uomo, condannato in primo grado a 30 anni di carcere e a una provvisionale di 100.000 euro, non si è mai pentito dell'uxoricidio compiuto il 23 dicembre 2018 ad Alghero. Il giudice oggi ha rinviato le parti al 9 settembre con il confronto tra i consulenti per stabilire la presunta semi-infermità di Tilloca, come richiesto dal suo avvocato.
Presenti al sit-in, oltre alla rete delle donne di Alghero, costituitasi parte civile, anche Coordinamento Tre Donne di Sardegna, Prospettiva Donna, Noi Donne 2005 e Donne in Carrelas. Noi siamo qui per essere vicina a Michela, la donna che è stata vittima di femminicidio da parte del marito, che oggi ha chiesto il ricorso in appello. E noi vogliamo essere qua presenti perché non vogliamo abbassare l'attenzione di questo grande problema, che è quello di sostenere le vittime e tutte le donne che subiscono violenza. Siamo qua come Rete delle Donne perché siamo costituite parte civile e quindi teniamo molto alta l'attenzione a questo problema. Noi chiediamo soprattutto la certezza della pena. Quest'uomo è stato accusato e quindi ritenuto colpevole, condannato a 30 anni ed è giusto per noi che lui faccia tutta la pena. Noi chiediamo certezza della pena, chiediamo giustizia per Michela, per tutte le donne, considerando che Michela è madre di due bambini, una cittadina di Alghero, e noi vogliamo rappresentare le donne tutte, di tutta la città di Alghero, di Sassari, del mondo. La Brigata Sassari verso il Libano. Dopo il rinvio di 48 ore per un guasto all'aereo, i Demonios sono partiti stamattina da Elmas. Nelle prossime settimane, per la seconda volta, i sassarini guideranno la missione di pace nel settore ovest di UNIFIL. Al comando dell'operazione, denominata Leonte, il generale Andrea Di Stasio, 44esimo comandante della brigata. Oggi, a salutare i soldati, il governatore della regione, Christian Solinas, il presidente del consiglio regionale, Michele Pais, e il sottosegretario alla difesa, Giulio Calvisi. L'aver affidato alla Brigata Sassari, ha dichiarato quest'ultimo, il comando del contingente di circa 3.800 caschi blu di 16 nazionalità è il giusto riconoscimento della professionalità, della dedizione al lavoro e della straordinaria capacità di dialogo che i nostri militari hanno sempre dimostrato in tutti i territori in cui sono stati chiamati a garantire la pace e la sicurezza. Continueremo a svolgere, ha continuato il sottosegretario, quella importante funzione di peacekeeper nel processo di stabilizzazione di questo paese, un ruolo che adempiamo in maniera eccellente da diversi anni e che ha consentito alle nostre forze armate di ottenere numerose attestazioni di stima dai nostri alleati, così come dai governi e dalle popolazioni locali. Open Day, una giornata dedicata solo alle donne, torna anche quest'anno nella clinica psichiatrica della U di Sassari l'Open Week, organizzato dalla Fondazione Onda e gli ospedali Bollini Rosa, una giornata pensata per le donne e la loro salute, nella clinica psichiatrica di San Camillo. Le visite e le relative consulenze partiranno da lunedì 13 luglio nella struttura ospedaliera dalle ore 9 alle 13. L'obiettivo è quello di aiutare le donne in difficoltà, in particolar modo dalla depressione. La donna oggi, ha dichiarato Liliana Loretti, direttrice della clinica di psichiatria della U di Sassari, è particolarmente colpita da ansia e depressione. Inoltre può essere soggetta a una serie di disturbi che sono collegati alle variazioni ormonali. Si aggiunga che spesso, proprio sulla donna, cadono cariche importanti dal punto di vista familiare e lavorativo. Segnaliamo infine che nel periodo Covid si è registrato anche un aumento della violenza intrafamiliare, con ripercussioni importanti sulla salute della donna. In seguito alle normative vigenti anticontagio, è necessario prenotarsi al seguente numero 079 22 83 50 e portare con sé l'impegnativa del proprio medico di base con ticket per la U di Sassari. Termine ultimo oggi per fissare un appuntamento. Nuova Capolino, ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna mascherine monouso a 40 centesimi, mascherine lavabili a 50 centesimi, mascherina facciale filtrante FFP2 a 2,50 euro. Siamo a Sassari, in zona industriale Pretanietta, strada 9, oppure telefono allo 079 30 27 030.
La piazzetta del Molo di Alghero, nel centro storico, sotto gli archi delle mura Sant'Elmo e il belvedere che affaccia sul porto sotto la Madonnina, dalla prossima domenica 12 luglio e sino al 30 agosto alle 8:30, tutte le domeniche saranno allietati dalle sonorità barocche del flauto traverso del maestro Mauro Uselli, flautista e pianista di fama internazionale, algherese di nascita. Il maestro, che ama l'arrangiamento dal vivo e l'improvvisazione musicale, si esibirà nella Stanza Sonora, uno spazio intimo all'interno della villa di proprietà del noto naturalista documentarista Roberto Barbieri, con l'interpretazione di brani classici da Bach a Telemann e personali rivisitazioni inedite che leviteranno filo diffuse in tutta l'area dei Bastioni. Sarà un viaggio nella cultura illuminista della metà Settecento, foriera di mutamenti politici in Europa e nel mondo e di profondi cambiamenti culturali, e simbolicamente rappresenterà il segno di un nuovo inizio dopo la pandemia. L'ingresso alla Stanza Sonora è libero. Visti i numerosi e prestigiosi eventi musicali in programma quest'estate nella bella città catalana, ci sorge spontanea una deduzione. Quest'anno Euterpe alberga ad Alghero.